Ciao a tutti ragazzi, qui è Buttafuori e oggi sono qui su Dark Souls 3, finalmente! Ok, per prima cosa inizio subito la nuova partita. Questo gioco non credo che abbia bisogno di presentazioni, dunque direi di passare subito all'azione. Ok. Nuova partita. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Ok, questo era il filmato. Ora creo subito il personaggio e non ho dubbi come farlo. Intanto, ecco, ho finito di creare il personaggio. E risorgiamo dalla tomba. Ok. Che ve ne pare un po' del luogo? E soprattutto del mio personaggio? Gli ho fatto l'emblema di Soler.
Non credo che riesco a farvelo vedere da qua, però lo notate un po'? Iniziamo subito, lì c'è un nemico. Questi qui sono abbastanza facili. Soprattutto da uccidere con una mazza. Oh, guarda chi c'è. Devo abbastanza prenderci un po' la mano qua. Ah, ecco, ora mi ricordo. Nell'altra. Per uccidere questi dannati arcieri basta correre, schivando i colpi e massacrarli. Ok. Vado di qui perché di là so già che c'è una sorpresa non tanto bella. Lo so perché. Ci sono già stato con l'altro gioco. Ah, ecco, chissà che cosa fa questo incantesimo. Tanto devo prendere il falò, no? Allora, proviamo. Forza. E allora andiamo. Cosa non bisogna fare? Piombare così all'improvviso sui nemici. Ora uso falò e mi riposo. Ok. Per chi non lo sapesse, in Dark Souls, se usate il falò, dopo i nemici che avete ammazzato risorgono. E ritorna tutto come prima. Però voi avete la vita al massimo e tutte le statistiche. Crepa. Ecco, così dovevo fare prima. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. Crepa. Stupido morto vivente. Ehi. Fate pena. Esseri disumani. Non c'è niente qua? Forse un po' più sotto. Devo fare solo attenzione a non cadere. Ci sono degli esseri non tanto belli. Ora li faccio venire così almeno non mi prendo le loro frecce. Dai, vieni o cadi giù. Avanti. Su, vieni, non fare il timido. Crepa. Direi che me la sono cavata molto bene, perché uccidere due non morti in questa situazione qua, con uno stretto dirupo, ma con una stretta strada e un dirupo, non è tanto semplice uscirne vivi, senza cadere o farsi ammazzare. Qui direi di passare da questa parte. Ecco qua. Mi ricordo che c'era. Eccolo qui il cartello. Durante lo scatto, L. L cosa? LB, LT? No, perché sto giocando col controller dell'Xbox 360.
sono su PC. No, c'ero quasi. Vabbè, ci ritornerò. Chissà come si fa a saltare lì, me lo dice. Anche se lo diceva l'insegna di prima. Perché col controller dell'Xbox non so bene come si fa. Tasto L, non mi ha specificato quale tasto L. Ce ne sono due. Crepa. Ecco un altro arciere. Stesso trucco di prima. Correre, schivare la freccia e attaccare. Cos'è che ha lasciato? Ah no, era solo una mia impressione. E allora, prima di tutto, forza. E ora hanno i due. Vediamolo finché qui. Stupido giudice. Occhio che questo è un range d'attacco molto molto lungo. Ai ai ai. E fa molto male. Su questo non ci sono dubbi. Ok. Mi tocca rifare tutto da capo. Crepa tu. Eh no. Non so proprio bene come si fa a salire lì sopra. Crepa. Una passeggiata. Prima di tutto le prendo le anime. Aia. Dubito che posso backstabare un colosso così, eh. Non ci provo neanche. O che posso usare Perry contro di lui. Perfetto. Bastardo. Devo stare attento perché questo fa male e non si lascia tanto colpire.
Minchia, che male. Affrontarlo con armi corpo a corpo non è semplice. Con lo stregone invece è già tutta un'altra cosa. Crepa! Ti sta bene! Muori! Odioso! Finalmente! Oh! Finalmente ce l'ho fatta, gente! Dopo 1000 tentativi! È stata piuttosto faticosa! Vediamo un po' quello che ho preso. Spada spirale. Ah, usala sul falò per viaggiare. Finalmente. È stato faticoso, ma ne valsa la pena. Apriti, porta. Fammi vedere se ho dimenticato qualcosa là. Ah sì, le anime. Anche se sono poche, meglio prenderle. Adesso ne ho 3000. E sono anche incandescente. Qui vedo delle pozze di sangue, il che non è positivo. Chi sono quelli? Sono dei dannati, meglio fare attenzione. Lo sapevo io.
No, volevo usare il Perry. Non ci provare. Là vedo una luce. Prima di tutto. La prossima volta potrei usare il miracolo, quello che stordisce i nemici. Cos'è quello? Ah no, è una stradina a parte. Mi sembra che ci sia qualcuno là sopra. Stupido spadaccino. No. Me la pagherai. Però è resistente, eh? Ho perso la fiamma. Vediamo se mi hanno seguito questi qui. No, perfetto. Io me ne vado da qui. Lo spadaccino sembra essere molto forte. Ah no, eccolo lì. Lo riaffronterò in futuro, adesso me ne torno indietro a Falò. Per curarmi. Spada spezzata. Ok. Ok ragazzi, per oggi è tutto e alla prossima, ciao!